Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi, sesto capitolo di questo nostro mini corso per videomaker. Oggi parliamo di obiettivi. Per iniziare a parlare di obiettivi, non possiamo non parlare dell'occhio umano. L'occhio umano, compresa la visuale periferica, ha un campo visivo di circa 180 gradi, ma noi riusciamo a percepire i dettagli solamente all'incirca in 40 di questi 180 gradi. Spesso e volentieri si sente parlare di obiettivo normale. Ed ecco spiegato il significato di questo termine. L'obiettivo normale ha un campo visivo di circa, più o meno, 40 gradi, che su sensori full frame equivalgono a una lunghezza focale di 50 mm, mentre su sensori più piccoli, come ad esempio la PSC, equivalgono più o meno a una lunghezza focale di 35 mm. Per cui si possono considerare come normali le lunghezze focali che vanno dai 35 mm ai 50 mm, lunghezze focali che quindi riproducono più o meno il campo visivo al quale siamo abituati, senza tener conto dell'appena citata visuale periferica. Fatta questa rapida distinzione, possiamo dire che gli obiettivi con una lunghezza focale inferiore ai 35 mm si possono considerare grandangoli, mentre invece gli obiettivi con lunghezze focali superiori ai 50 mm si possono considerare teleobiettivi. I grandangoli, avendo lunghezze focali minori rispetto agli obiettivi normali, hanno un campo visivo maggiore. Il che porta a tutta una serie di conseguenze. Con i grandangoli la percezione della profondità aumenta. Gli oggetti appaiono molto più distanziati tra loro di quanto non lo siano in realtà. Il movimento da e verso l'obiettivo viene molto accentuato, proprio perché, come ho appena detto, il grandangolo aumenta ingannevolmente la profondità degli spazi. I soggetti lontani sembrano più piccoli. Inoltre, gli obiettivi grandangolari ci restituiscono una maggiore profondità di campo, ci calano nella scena. Quanti fotografi famosi nella storia hanno amato fotografare da vicino con un grandangolo, perché così facendo ci immergiamo letteralmente nella scena. Ma bisogna stare attenti perché i grandangoli hanno anche dei difetti, su tutti il fatto che tendono a distorcere l'immagine. I teleobiettivi, al contrario, hanno una minore profondità di campo. Con essi possiamo letteralmente isolare un soggetto. Inoltre, il movimento da e verso l'obiettivo è meno accentuato rispetto che con un grandangolo. I teleobiettivi comprimono i piani, infatti, con un'elevata lunghezza focale, il primo piano e lo sfondo sembrano attaccati. Ed è per questo che spesso e volentieri le scene con gli stuntman vengono girate con i teleobiettivi. Quante volte abbiamo visto in un film un bambino che attraversa la strada e sullo sfondo l'autobus che sta arrivando per investirlo e il nostro eroe che lo salva proprio all'ultimo? Beh, in quel caso l'autobus sarà stato a una distanza molto più grande di quanto non appaia nel film, perché utilizzando il teleobiettivo, il primo piano dove abbiamo il bambino e lo sfondo dove abbiamo l'autobus sembreranno appiccicati utilizzando questo tipo di obiettivo, ma in realtà erano molto più distanti. Per gli amanti di Lost, ora che mi è venuto in mente, questa tecnica è stata utilizzata anche in una delle primissime scene dell'episodio pilota, quando vediamo un pezzo dell'aereo che cade vicinissimo a Charlie. I teleobiettivi poi sono ottimi per simulare un punto di vista in terza persona, distaccato, come se stessimo spiando qualcuno. Inoltre, a differenza dei grandangoli, non distorcono l'immagine, per cui sono ottimi per realizzare i primi piani, i quali invece realizzati con un grandangolo distorcono notevolmente il volto. Ma anche qui ci possono essere varie scelte artistiche, non è detto che un primo piano con un grandangolo sia sempre da rifiutarsi. Nella serie TV Mr. Robot, ad esempio, spesso e volentieri abbiamo dei primi piani realizzati proprio con il grandangolo, per dare in qualche modo un senso di stordimento al personaggio. Come sempre, sono scelte stilistiche. Tra i grandangolari e i teleobiettivi abbiamo poi gli obiettivi normali o medi, che come detto sono obiettivi che vanno più o meno dai 35 mm ai 50 mm, i quali, riprendendo tutto il discorso fatto all'inizio, simulano il campo visivo dell'occhio umano, quei 40 gradi più o meno nei quali noi percepiamo i dettagli. Obiettivi che ci restituiscono per cui un'immagine familiare e gradevole. Possiamo poi anche distinguere tra lenti prime e zoom. Le lenti prime sono a lunghezza focale fissa, le lenti zoom invece sono a lunghezza focale variabile. E se ci pensiamo bene, se noi prendiamo due obiettivi zoom con lunghezza focale, uno da 24 a 70 mm e l'altro da 70 mm a 200, abbiamo coperto tutte le escursioni focali che ci possono servire per fare un video. Per cui, perché andare a acquistare
un 24 mm, un 35 mm, un 50 mm, un 85 mm e un 105 mm, per cui andare a spendere una montagna di soldi per un intero parco ottiche, naturalmente per la resa qualitativa. Le lenti prime, ovvero quelle con la lunghezza focale fissa, sono studiate e progettate per quella singola lunghezza focale, per cui avranno una resa eccellente, mentre invece gli obiettivi zoom devono necessariamente trovare un compromesso tra così tante lunghezze focali come se ne possono trovare da 24 a 70 mm o ancora di più da 70 a 200 mm. Per controllare poi la luce che attraversa l'obiettivo abbiamo naturalmente il diaframma, un sistema di alette sovrapposte che si chiudono a cerchio e che funzionano un po' come l'iride dei nostri occhi. Quando c'è tanta luce si chiude, quando ce n'è poca si apre per catturarne il più possibile. L'apertura del diaframma si misura in f-stop, che è il rapporto tra la lunghezza focale e il diametro della lente. Il diaframma ha una scala di valori standard. Partendo dall'apertura maggiore abbiamo 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 e 32. La distanza tra questi numeri si esprime in stop, infatti spesso e volentieri si dice chiudimi di due stop oppure aprimi di uno stop, e ogni passaggio da un valore all'altro implica il dimezzamento oppure il raddoppiamento della quantità di luce che entra nell'obiettivo. Se noi chiudiamo il diaframma di uno stop significa che stiamo dimezzando la luce che entra, se invece apriamo il diaframma di uno stop stiamo raddoppiando la luce che entra all'interno dell'obiettivo e che va a colpire il sensore. Bisogna tener conto però che gli f-stop non tengono conto della dispersione di luce che avviene all'interno dell'obiettivo. Anche per questo le ottiche fisse sono migliori, perché hanno meno elementi interni, meno lenti all'interno dell'obiettivo rispetto agli obiettivi zoom, per cui abbiamo meno dispersione di luce e una maggiore qualità nell'immagine finale. Per cui non tutta la luce che entra nell'obiettivo poi necessariamente va a colpire il sensore. Gli f-stop indicano quanta luce attraversa il diaframma. Le lenti per il cinema invece utilizzano il valore t-stop, che indica invece la quantità reale di luce che attraversa il diaframma e che va a colpire il sensore. Ma per quale motivo le lenti cinematografiche utilizzano questo valore? Perché questo genere di lenti devono essere valutate per la loro apertura effettiva. Esiste poi un valore di diaframma ideale con il quale effettuare le nostre riprese? Beh, dal punto di vista pratico, per avere la qualità migliore dal nostro obiettivo, in genere l'apertura di diaframma migliore è quella che si trova a due stop dalla sua apertura massima. Per cui se abbiamo un obiettivo con un'apertura massima di 2.8, noi ci spostiamo di due stop, quindi se vi ricordate la scala dei valori del diaframma della quale ho parlato poco fa, passiamo da 2.8 a 4 e da 4 a 5.6, quindi l'apertura ideale in teoria sarebbe, per avere la resa migliore del nostro obiettivo, 5.6. Un'altra cosa molto importante della quale ricordarsi è quella di evitare di utilizzare aperture di diaframma troppo chiuse. Utilizzando aperture di diaframma troppo chiuse si può incontrare il fenomeno della diffrazione, fenomeno in base al quale i raggi di luce che entrano nell'obiettivo deviano la loro traiettoria, causando un notevole decadimento della qualità dell'immagine. Adesso due parole sui parametri sui quali basarsi quando andiamo a scegliere un obiettivo. La prima cosa alla quale pensare è la grandezza del sensore del corpo macchina che abbiamo. Il secondo fattore da considerare è la duttilità di ciascuna lente. Per quanto riguarda la dimensione del sensore, essa influisce sul campo visivo e modifica l'effettiva lunghezza focale dell'obiettivo. Il sensore APS-C, ad esempio, che è più piccolo del sensore full frame, moltiplica per 1,6 volte la lunghezza focale su Canon e di 1,5 volte la lunghezza focale su Nikon. Per cui se io utilizzo un 14 mm su full frame avrò effettivamente un 14 mm, ma se quell'obiettivo a 14 mm lo utilizzo su un sensore APS-C avrò una lunghezza focale effettiva pari a circa 22 mm su Canon e di 21 mm su Nikon. Quindi questo è un fattore che bisogna tenere molto bene in considerazione quando andiamo ad acquistare un obiettivo. Pensiamo alla grandezza del sensore sul quale lo utilizzeremo.
Tra tutte le lenti disponibili, i direttori della fotografia in genere prediligono il 35 mm e l'85 mm. Il 35 mm perché è un grandangolo che però tutto sommato riprende molto da vicino anche il campo visivo dell'occhio umano. L'85 mm invece è da sempre considerato una lente da ritratto, perché è una lunghezza focale che rende molto bene quando andiamo a effettuare dei primi piani. Bisogna anche tener conto poi di quale sia l'apertura massima del diaframma di un obiettivo. Per esempio, gli obiettivi molto luminosi hanno un'apertura massima del diaframma che può andare da 2.8 fino a 1.4. Un'apertura luminosa ci permette di lavorare molto bene, ad esempio in condizioni di scarsa illuminazione, senza dover ricorrere troppo a illuminazione artificiale, quindi facendo risparmiare soldi e tempo. Inoltre, un'apertura di diaframma molto ampia permette di avere un bellissimo sfocato, una ridotta profondità di campo. Invece, quegli obiettivi che hanno un'apertura massima del diaframma variabile, ad esempio ci sono dei teleobiettivi che hanno un'apertura massima che va da 3.5 a 5.6 a seconda della lunghezza focale che stiamo utilizzando. Bene, questi tipi di obiettivi non vanno bene per il video, perché cambiando lunghezza focale rischiamo di non poter utilizzare lo stesso valore di diaframma. Bene ragazzi, anche questo sesto capitolo sugli obiettivi si conclude qua. Io spero che sia stato interessante, spero di avervi chiarito qualche dubbio e di essere stato abbastanza chiaro. Se avete, come al solito, delle domande, lasciatemele qui sotto nei commenti. Ragazzi, a me non resta altro che ringraziarvi della visione, delle iscrizioni, di tutti i commenti che mi lasciate e io vi do appuntamento ai prossimi capitoli di questo nostro mini corso per videomaker. Ciao a tutti!